Servizio torri, sgomberare. Ma che succede? Chiede un turista e il conte Mascetti risponde: ma che le pare normale? Non lo vede come pende. È il glorioso anno 1982. Mario Monicelli gira Amici miei, atto secondo. Sono passati 7 anni dal primo fortunato episodio di quella che diventerà la trilogia dei 5 amici fiorentini amanti dello scherzo e della goliardia. Il film segna la fine di un'epoca, quella della commedia all'italiana, genere del quale il regista è stato uno dei maestri. La scena che citavamo poco fa è quella sotto la Torre di Pisa. Nasce come zingarata di consolazione, una scorribanda per distrarre l'addolorato Mascetti che da Casanova si ritrova nonno quando la figlia Melisanda resta incinta di un sottocuoco. Che cos'è il genio? È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d'esecuzione. In quel caso il genio è convincere i passanti a sorreggere la torre. Questa scena strappa sorrisi ogni volta, ma dietro il suo successo c'è qualcosa di più profondo che ci rivela un altro genio, quello di Monicelli. Tutti abbiamo fatto, più o meno volontariamente, la foto in cui fingiamo di sollevare la torre. In quel gesto esprimiamo un desiderio: salvare l'arte e la bellezza dal decadimento. Un papa, Paolo VI, disse: questo mondo nel quale viviamo ha bisogno di bellezza per non sprofondare nella disperazione. La bellezza, come la verità, è ciò che infonde gioia al cuore degli uomini. È quel frutto prezioso che resiste al logorio del tempo, che unisce le generazioni e le fa comunicare nell'ammirazione. E questo grazie alle vostre mani. Che queste mani siano pure e disinteressate. Ricordatevi che siete i custodi della bellezza nel mondo. Questi ispirati termini, il pontefice, diventato santo, l'8 dicembre 1965, al termine del Concilio Vaticano II, li rivolgeva agli artisti. Oggi quelle stesse parole le possiamo prendere in prestito e rivolgere ai protagonisti della nostra storia, che l'arte non la creano, ma la rinnovano, sprezzanti del pericolo. La prima volta è stato incredibile perché stranamente non mi è sopraggiunta una sensazione di paura, ma è stato come non avere più un limite corporeo e di essere in cielo. È stato molto interessante, proprio come un'espansione del mio essere. Bellissimo, sì. Sono stati ribattezzati i restauratori acrobati. Controllano e tutelano la Torre di Pisa e gli altri monumenti di Piazza dei Miracoli. Il loro lavoro si svolge a più di 50 metri da terra. Quattro uomini e quattro donne, tra restauratori professionisti e operai edili, hanno accettato con entusiasmo di seguire un intenso corso di formazione per prepararsi ai lavori in quota su Fune. Simona Rota è una di loro, una restauratrice dell'opera primaziale pisana che ha deciso di imbarcarsi in questa avventura. Prima di arrivare qui appesa alla torre, fino a 3 giorni fa ero in un laboratorio che è vicino al Camposanto e stavo restaurando una tavola di Andrea del Sarto molto bella del 1500. Ma la creazione di questo team com'è nata? Ci hanno chiesto chi di noi restauratori fosse disponibile a fare questo corso che poi ci avrebbe procurato questa abilitazione a scendere con le funi. Io sono un po' un'indomita, quindi appena ho avuto questa possibilità ho sicuramente detto che lo volevo fare, non sapendo bene se poi sarei stata in grado di compierla effettivamente, perché sulla carta sembrava tutto molto interessante, ma poi una volta che devi scendere. La costruzione della Torre di Pisa iniziò nel 1173.
Arrivati al terzo piano, però, i lavori vennero interrotti a causa del cedimento del terreno sottostante che subito la fece inclinare. Dunque, il difetto che sembrava segnare sul nascere la sorte della torre costruita da Bonanno Pisano, di fatto, nei secoli, è stato il suo punto di forza e la sua pendenza l'ha resa celebre in ogni parte del mondo. Ma come si svolge praticamente un'attività di monitoraggio della torre? Le nostre mansioni sono distribuite a coppia, cioè due persone scendono dalla torre e sono in contatto con due persone che stanno in basso e scrivono quello che quelli che stanno sopra vedono. Poi ci sono altre due persone invece che hanno il compito di spostare le funi e quindi di collocare le persone che sono in cima nella zona esatta. Il controllo della stabilità degli elementi in quota, solo a titolo di esempio, una tegola o parte di un capitello ha una doppia valenza. Non si tratta soltanto di curare i danni arrecati dal tempo, bensì è una questione di sicurezza. Pensate se da tale altezza si staccasse un pezzo di marmo, quale danno potrebbe provocare a un passante in transito? I restauratori, ci racconta Simona, si sentono un po' come dei dottori che si prendono cura dei propri pazienti. Come loro, infatti, devono verificare lo stato di salute, in questo caso dei monumenti e in particolare della torre pendente, e prenderne nota. Nelle nostre schede raccontiamo lo stato di degrado che potrebbe essere fessurazioni piuttosto che pezzi che si stanno distaccando o un attacco biologico dovuto a muschi o licheni. Questi sono più o meno i fattori di degrado più preoccupanti, soprattutto in questo caso ciò che dovevamo mettere nel nostro focus erano i pezzi che potenzialmente avrebbero potuto distaccarsi. Mantenendo la metafora del medico e del paziente, come sta la torre di Pisa? Il lato più a rischio della torre è sicuramente quello sotto la pendenza, perché lì ci sono delle situazioni in cui il percolamento dell'acqua ristagna e quindi il degrado è massiccio. Operare sospesi nel vuoto, appesi ad una fune, richiede senz'altro una buona dose di coraggio, che certe volte però non basta. Ho avuto paura una volta, sì, non guardo quasi mai in basso, quasi mai, a volte per sbaglio perché devo prendere un attrezzo e allora magari l'occhio va giù, però devo dire fino ad ora è andato tutto bene, non è successo niente. È una bella sensazione accompagnata anche da tantissima fatica, perché c'è tanta fatica fisica, soprattutto se bisogna risalire le corde, allora lì bisogna impegnarsi un bel po'. Però sì, è assolutamente una bella. Io l'auguro a tutti quanti. L'aspetto che preferisco del mio lavoro in generale, in particolare in questo caso, è poter vedere da vicino cose che sono un'esclusiva, cioè nessuno mai può vedere così da vicino queste opere d'arte, ancora di più della torre perché sono proprio in condizioni impossibili, quindi vedere un capitello è emozionante, insomma, ma in generale il mio lavoro mi consente di fare questo, cioè avere un contatto ravvicinato con le opere d'arte che è meraviglioso.